Ciao a tutti, buonasera. Siamo alla vigilia di Pasqua, un momento importante, e mentre noi festeggiamo le festività pasquali, una parte dei nostri politici sta pensando di portarci verso la terza guerra mondiale. Ho ricevuto oggi le notizie della Polonia, questa Polonia che con il leader polacco sembra che abbia intenzione di andare avanti, di proseguire in questa, purtroppo, questa politica guerrafondaia. Anche a me è venuta un'idea, ho pensato, ma perché non mandiamo direttamente i nostri politici a combattere, no? Li mandiamo tutti insieme, prendiamo i leader, tutti i ministri, tutti i personaggi dei vari governi europei, e li invitiamo cortesemente, in modo molto dolce, a prendere le armi, vestirsi da militari, che siano uomini e donne non conta, partire e andare loro in guerra, perché il popolo secondo me non è una gran voglia. E quando dico il popolo intendo tutti i popoli. Io adesso sono all'estero per questa breve vacanza e mi sto accorgendo che tutti, ho parlato con tantissima gente oggi, cioè in questi due giorni, di tutte le nazionalità, dal mondo arabo agli israeliani, al mondo ucraino, ho parlato con dei russi, con degli ucraini, con ovviamente italiani, insomma con tanta gente da vari paesi, e tutti dicono la stessa cosa. Che sono un branco di pazzi scatenati, governanti dei vari paesi, tutti un branco di pazzi scatenati che vogliono portare il mondo su una guerra mondiale. Stanno dividendo la gente, stanno dividendo i popoli, quando in verità nessuno, nessuna religione, nessun popolo vuole la guerra. Solo quei pazzi criminali che ci governano in giro per il mondo. Ho ragione? Guardate, sono qua con un ragazzo arabo. Nessuno vuole la guerra, gli unici che vogliono la guerra sono i potenti, è vero? Ma sì, è vero, sì. Cioè nessuno, e qua a Sharm ci sono veramente ucraini, russi, israeliani, arabi, italiani, è vero, tutte le nazionalità, e nessuno vuole la guerra. Sì, è tutto buono con la guerra. Solo i potenti che guadagnano con le armi vogliono la guerra, mentre noi vorremmo poter vendere il nostro abbigliamento, poter far lavorare le nostre attività, poter vivere normalmente con le nostre famiglie e i nostri figli. Invece purtroppo i potenti del mondo, quelli che comandano, amici, sono loro che vogliono la guerra, non i popoli, non la gente. La gente vuole la pace, semplicemente la pace, soprattutto in una fase dove c'è il Ramadan per i musulmani che festeggiano per la pace, fine, solo per quello. Siamo noi cristiani che festeggiamo la Pasqua per la pace, tutti, mentre, quindi festeggiamo per semplicemente il nostro Dio, nulla di più, mentre i potenti vogliono portarci una terza guerra mondiale mettendo tutti contro tutti. Allora, parliamo di guerrafondai, dobbiamo prendere i governanti di tutti i nostri paesi, li vestiamo da militari, ok? Gliela regaliamo noi la divisa e li mandiamo loro a combattere in prima linea, non il popolo, non i nostri figli, i nostri nipoti a combattere, ci devono andare loro. Questa è la mia idea. Se vi piace l'idea, condividete la diretta, esprimete un parere nei commenti. Io vi saluto, a rientro da questa breve vacanza sicuramente ci attiveremo, ho delle grandi novità a livello politico, però ve lo dirò solo a rientro in Italia. Un bacio a tutti e buona vigilia. Ciao a tutti.